Ciao Evelyn. Buonasera Senti Manu, Evelyn, come va? allora, ciao carissimo, benissimo. Volevo dire ai nostri spettatori che io ho avuto l'occasione di conoscerti perché tutte e due in due campi diversi, io per i capelli e tu per il corpo, ci siamo conosciute perché tu, oltre che fai la massaggiatrice olistica, sei anche bella, grazie a questo io ho avuto l'occasione di poterti conoscere e anche assaporare le tue belle manine. Quindi volevo che tu raccontassi un pochino di te e del tuo lavoro, di quello che tu fai. Allora, fondamentalmente faccio i massaggi rilassanti, anche se comunque ho anche esperienza nel massaggio decontratturante, no? Però fondamentalmente la mia specializzazione è stata presa nei massaggi olistici, quindi rilassanti. Tanto olio in tutto il corpo, molto bello. Poi là dove c'è bisogno facciamo anche un po' decontratturante. Faccio 8-10 tipi di massaggi, se vuoi te li posso anche un po' elencare, tipo massaggio hawaiano Lomi Lomi, che sarebbe il mio preferito, perché richiama un po' le Wow. onde del mare, è molto decontratturante, molto rilassante anche, molto completo come massaggio. Poi ci sta il massaggio californiano emozionale, che è per le persone che sono molto tese, hanno problemi per rilassarsi, quelle persone ansiose. Come questo Sì. periodo che è importantissimo, visto il Covid, la gente è abbastanza stressata e noi siamo pronte per regalare un bel sorriso, sia per la bellezza estetica che interiore, visto che tu lavori con l'anima, no? Nel tuo lavoro. In effetti, adesso che abbiamo aperto, sono venute tante persone, no? Io mi aspettavo tutto il contrario. Invece, fortunatamente abbiamo lavorato bene e speriamo che continui così comunque, no? Anche Ah, perché comunque ma tutti quello è hanno bisogno di sicuro. relax, Sì, sì. ne sono convinta. Senti, ma progetti nuovi, sempre riguardante il tuo lavoro, hai qualche no novità da darci? Allora, ho una cosa molto bella che sicuramente sto per fare molto a breve, brevissimo, che vi invito logicamente a seguire la mia pagina, almeno così siete aggiornati su tutto ciò, no? Sto per fare un centro massaggi, zona Prati. Ma Secondo bellissimo. me sarà il top perché io mi piace tantissimo questo mondo e quindi vorrei un po' regalare un po' la classe insieme a questa cosa, cioè questo mondo del massaggio, no? E vedere se si riesce a stimolare la gente a far conoscere questa disciplina perché comunque ancora non tante persone la conoscono, no? Infatti facciamo questa diretta per spiegare alle persone questo mondo, perché è un mondo bellissimo, cioè anche meglio di un piatto di pasta, dai. Voglio dire, ci Beh, ma sta sì, tutto, ma ma il in massaggio effetti è qualcosa di orientale. grazie logicamente ai nostri dottori che sono molti bravi, no? Cioè che hanno mandato avanti tutta la ricerca, tutto quanto, no? Però prima di loro ci sarà questa di medicina, no? Quindi è una cosa proprio molto, molto, molto antica, tantissimo. E niente, poi è venuta sostituita un po' con quest'altra, però comunque è sempre un bene. Capito? Sì, C'è un bel lavoro dietro che è bello, oltre che no, no, ma ti rilassarmi, oltre che capisco perché anche noi, rilassante. ci credo perché anche noi nel nostro salone di concept lavoriamo con oli essenziali, facciamo lo shirodara e quindi so di che cosa si tratta, insomma. Quindi i prodotti naturali, lavorare con le mani è il lavoro che secondo me è più bello che esista al mondo. Il contatto con le persone, dare la cura giusta a ogni persona, perché tutte sono diverse a secondo il caso, a Giusto. quello che uno deve affrontare, no? Cioè la consulenza è importantissima, Giusto. giusto? In effetti il massaggio lo avvicino sempre ad ogni persona, perché magari una persona che fa
che ne so, una vita molto sportiva, no? Un'altra persona che fa una vita molto sedentaria, tu non le puoi applicare lo stesso tipo di terapia, no? Perché comunque sia, il risultato non sarà mai lo stesso, no? Perché hanno completamente bisogno di due cose diverse. E quindi, sì. Bello, bello, un mondo fantastico, un mondo veramente spettacolare quello dei massaggi. Ho avuto modo di conoscerti di persona, so quanto tieni all'estetica, visto che sei una stella, e quindi ti accompagna anche il fatto di fare questa carriera dei massaggi di un certo livello, perché non stiamo parlando di un'estetica semplificata, ma stiamo parlando di una cultura, no? Come dicevi qualche minuto fa. Quindi la gente che verrà da te può sapere un sacco di cose, può imparare un sacco di cose, non è solo il massaggio di per sé. Giusto. Credo che sia anche una spiegazione di quello che stai facendo. Va bene, Evelyn, io spero di poterti ricontattare, e comunque noi due ci rivediamo, perché io dovrò fare un altro massaggino con quegli oli caldi che mi sono piaciuti tantissimo, e poi mi piacerebbe intervistarti, specialmente quando aprirai a Prati, in zona Prati. Mi inviterai all'inaugurazione, spero. Certo. Sicuramente, una inaugurazione da non se la dimenticherà nessuno, penso, perché stanno tante cose belle per l'inaugurazione, perché voglio fare boom boom boom. Ti conosco, Evelyn, ti conosco, sei simpaticissima, sei molto vivace, ti piace la vita e sono felice per quello che tu sei realmente. Io e te ci siamo prese subito, dal primo momento ci siamo viste, è nata questa empatia, sono veramente contenta. Comunque, quello che volevo dirti, grazie ancora di essere stata mia ospite, di aver intervistato e spiegato due cosine. Le persone vorranno sapere di più, andranno a visualizzare la tua pagina Facebook e contattarti, perché lì ci sono tutti i numeri, gli indirizzi dei locali. Io che dirti, ti auguro una bellissima serata, un buon continuamento e ti bacio. Ciao Evelyn. Grazie mamma. Grazie. Ciao. Ciao cara. Ciao. Ciao.